Nella omelia che ha rivolto ai partecipanti del convegno ha sottolineato come l'inclusività è un desiderio di Dio. È uno stile di Dio, no? Sì, il desiderio, il suo progetto, quello di raccogliere tutti in un'unica famiglia. In qualche modo questo è ciò che, che Gesù è venuto a ricordarci e a realizzare col dono della sua vita. Ecco quanto manca ancora alla Chiesa. Per entrare dentro questo desiderio profondo del Signore. Ma non credo che sia una questione di tempi, neanche più di tanto di, di modi o di, o di metodi, è proprio una questione di stile. No? Io credo che la Chiesa sempre, fino a quando il Signore vorrà, sarà l'occasione su questa terra perché tutti si sentano di casa, perché tutti possano essere accolti, perché le differenze possano essere... Eh, Amate e annullate come motivi di distinzione, di divisione. Eh, è più un problema di stile, secondo me. Alla volta, alle volte la Chiesa rischia di eh, seguire lo stile del mondo e allora lì poi eh, si perde anche questo desiderio di Dio. Quando la Chiesa è Chiesa, annuncia il Vangelo, vive la comunità, l'esperienza della fraternità, c'è posto per tutti. E con la sua attenzione verso le persone. Disabili si è manifestata anche nel suo ruolo precedente, quello eh, di formatore eh, presso il seminario. Qui ha anche sperimentato un progetto di catechesi ai disabili, in particolare ai sordomuti. Sì, nel tentativo di aprire il più possibile la formazione dei seminaristi, oggi in preparazione ad un ministero che sicuramente è più ampio e ha bisogno di competenze maggiori, ma soprattutto di uno sguardo più ampio rispetto alla realtà che viviamo, eh, io e in qualche modo portato avanti insieme ad altri, anche a al Suor Veronica dell'Ufficio nazionale, questo progetto di conoscenza prima di tutto della realtà dei disabili, delle diverse disabilità, questo comprendere l'importanza che l'iniziazione cristiana sia offerta a tutti con le modalità necessarie e poi, in maniera particolare, un piccolo progetto di formazione nell'apprendimento. In un primo livello iniziale della lingua dei segni, per avvicinare la comunità dei sordomuti, eh, cosa che è stata proposta ai seminaristi de degli ultimi anni, più grandi in vista del delle loro ordinazioni e poi delle destinazioni pastorali, come ad aprire la possibilità di mh, accompagnare nella fede, nella vita spirituale, anche queste situazioni. Il José Tolentino Mendonza, che ha predicato anche gli esercizi al Papa e ci ha ricordato come molto spesso siamo. Incapaci di conoscere proprio la grammatica del nostro corpo. C'è una grammatica di base che, fondamentalmente, anche nella catechesi, forse va riscoperta. Sì, credo in tutto quello che riguarda eh, l'esperienza del conoscere, dell'amare, eh, dell'incontrare eh, dell e anche del condividere. E noi abbiamo sempre bisogno di imparare una, una grammatica più ampia. Perché spesso, specie chi magari eh, problemi particolari non, non li ha di comunicazione, ci fermiamo a dei livelli eh, solo cognitivi, eh, oppure di uso del linguaggio, eh, o della parola scritta, o di altre, di altre strumentazioni che però in realtà non tengono conto di tutta la nostra persona no? e di tutta questa corporeità che è tipica del nostro essere uomini e donne. Questo, come diceva benissimo il professor Mendonza, eh, a scapito anche di una riduzione della vita spirituale, perché nella vita spirituale ormai eh, l'incarnazione di Gesù Cristo ci ha aperto un canale eh, omnicomprensivo di comunicazione con Dio. Noi possiamo incontrare, ascoltare, accogliere Dio e dialogare con Lui, con tutto noi stessi. Questo ci apre anche poi una serie di attenzioni nei confronti di chi magari alcune abilità le ha più sviluppate e altre meno.